Auguri natalizi per The Excellence, che esce proprio in concomitanza delle festività. Siamo all'Hotel Regina Baglioni e siamo in compagnia dei protagonisti di questa serata, ai quali questa sera naturalmente chiederemo che cos'è per loro l'eccellenza. L'eccellenza è la curiosità, soprattutto è la passione in quello che si fa, nel lavoro che si fa, nelle feste che si frequentano, nelle persone che si incontrano. Ecco, questa è molto bella, è una definizione che in sé racchiude proprio il senso di quella che è la rivista che oggi esce nella sua versione natalizia, tra l'altro con una copertina veramente di qualità. Allora, secondo lei, l'Italia oggi nel consesso europeo e mondiale dove sta in classifica? Come gradimento a livello insomma di un po' tutte quelle che sono le nostre cose per le quali siamo conosciute all'estero, così. Cominciamo con la moda. Il consenso moda, secondo lei, dove sta? Diamo un voto. No, ma questo è facile. 10. Consenso moda, 10. Va bene. Il consenso imprenditoria? Siamo molto più sottovalutati di quello che si pensa. Credo che noi abbiamo un'eccellenza nell'imprenditoria e stiamo molto meglio e siamo molto più bravi di quello che sanno fare all'estero. Beh, secondo lei da cosa dipende allora questa sottostima che abbiamo? Da cosa dipende? E proprio dipende da noi o è da parte loro che c'è forse un po' di sospetto, di diffidenza? Forse dipende dal fatto che in Italia è un po' più difficile fare le cose, per cui riuscire a fare le cose bene ci pone all'eccellenza nel mondo. Questo è vero. Allora mi viene in mente adesso l'arte, a che punto siamo? Qui giochiamo in casa, 10. Bene, ce la stiamo cavando benissimo. E parliamo, secondo lei, di editoria. Lei ha avuto modo di sfogliare la rivista? È molto bella, non solo la qualità, diciamo, degli articoli, ma anche una qualità, è piacevole a sfogliare proprio, no? Da un piacere quasi sensuale sfogliarla. Questa definizione piacerà molto al nostro editore. Allora, i suoi personali auguri natalizi, so che tra l'altro in questo periodo vicino all'amore, all'amore universale, lei ha scritto anche un romanzo. Un romanzo, una storia d'amore, L'isola che non c'era, che nel 2009-2010 è arrivato primo in classifica su Amazon nella fiction italiana. Complimenti, e allora gli auguri di Natale ai nostri amici che ci ascoltano e che ci seguono anche in video. Tanti auguri a tutti.